colazione con... Bentrovati con tutti in ritiro, siamo a martedì 16 luglio e allora auguri innanzitutto al nostro regista Carmine Datola, detto Fabregas, che oggi festeggia il suo onomastico. Auguri a tutte le Carmele, a tutti i Carmine. E insomma, grazie a Massimo Falci che oggi è qui con noi, grazie vicepresidente del centro di coordinamento Salernitana Clubs. E siamo tutti un po' accaldati, ma voi tifosi siete anche un po' preoccupati, facciamo subito questa rima. Assolutamente, accaldati e preoccupati, insomma. Per nostra tradizione come centro di coordinamento, noi in ogni stagione, in ogni categoria, ecco, partecipiamo al ritiro, come dire, ci armiamo di buona volontà, andiamo in ritiro per salutare allenatori, calciatori. Quest'anno lo faremo anche quest'anno, appunto a partire da venerdì, in occasione della seconda amichevole, certa, perché pare che la terza sia pure incerta. Ecco, però stiamo raccogliendo tutte le nostre forze di buona volontà, onestamente, perché l'entusiasmo sta sotto i tacchi, per quello che abbiamo sentito e quello che abbiamo visto lo scorso anno e per quello che abbiamo sentito nella conferenza stampa del Presidente. Diciamo, il disegno, il quadro è ben delineato, purtroppo è ovviamente un ritiro in cui si dovranno attendere, diciamo, la sagacia soprattutto del direttore sportivo nel vendere quello che dovrà vendere, diciamo, per l'indice di liquidità e per poter allestire una squadra competitiva, cosa che onestamente per una squadra retrocessa in quel modo onestamente non ci aspettavamo. Allora, e siamo delusi, ovviamente. Accennavi alle amichevoli, allora sì. Innanzitutto salutiamo e diamo il benvenuto in trasmissione ad Alfonso Avagliano. Ciao Alfonso, ben trovato. E allora ricordiamo, Alfonso, oggi per te super lavoro, perché poi avrai dalle 17.30, se non sbaglio, il prepartita su Salernitana News con annessa telecronaca della partita di oggi tra Salernitana e Delfino Curi Pescara. Sì, 17.20 per la verità, okay. 10 minuti di antre, poi sì, 17.30 c'è questa partita che ovviamente può dire poco o nulla, anche perché si gioca contro una squadra di eccellenza, ma è pur sempre la primissima sgambatura, può avere un significato particolare per Martuscello, per gli stessi calciatori, per i tifosi che magari sono curiosi di vedere i volti nuovi. Ne giocheranno 2 su 3, perché Gentile non è ancora al top, sta recuperando, si è allenato a parte con Bradaric questa mattina, sta recuperando da un piccolo infortunio, un piccolo problemino all'inguine, però c'è curiosità da parte un po' di tutti di vedere Njo, di vedere Tonghia, insomma alcuni motivi di interesse ci sono, c'è curiosità di capire se e come Dià, Bonazzoli, altri giocatori che hanno avuto qualche problemino nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, che hanno la valigia pronta, in che modo affronteranno questo test. Una cosa è certa, Nicola, Massimo, è che Giovanni Martuscello va come un treno avanti. Oggi, lo dicevo anche prima nel collegamento con Monica Di Mauro nel telegiornale, c'è stato un piccolo scambio che fa capire che cosa pensa Martuscello. C'erano 3 tifosi sugli spalti, desolatamente vuoti, ovviamente noi della stampa, qualche membro dello staff, e 3 tifosi arrivati questa mattina, immagino per fare tutta la giornata e poi guardare le amichevoli. Hanno salutato il mister, Martuscello li ha guardati, ha detto: beh, siamo tanti, così per ironizzare
sugli spalti praticamente vuoti, però lui stesso ha detto: non vi preoccupate, non è un problema, perché vi riporteremo tutti allo stadio, vi riporteremo, siamo qui per questo. E quindi testa bassa, lavorare, un allenatore convinto, risoluto, uno che, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, ha messo tante regole, vuol farle rispettare, sono tutti uguali, chi è appena arrivato, chi sta per andare via, e credo che almeno questo da parte sua sia un qualcosa da sottolineare. Alfonso, a proposito di questa amichevole, visto che è proprio la primissima sgambatura, tu hai assistito a tutte le prove tecnico-tattiche di questi giorni portate avanti lì a Rivisondoli da Martuscello, quindi si può immaginare, delineare, abbozzare una prima formazione titolare, al netto del fatto che, come sappiamo benissimo, tanti calciatori hanno comunque sempre l'orecchio al telefonino e la valigia pronta, però intanto oggi si gioca e saranno chiamati in causa, penso, un po' tutti. Al di là degli acciaccati. Ci proviamo ad abbozzarla questa formazione, è chiaro che dicevamo degli acciaccati, come giustamente ricordavi, Bradaric, Gentile, lo stesso Lassana Koulibaly, eravamo a parte i quei mesi, solo palestra, idem Sambia, sono i giocatori che non prenderanno parte al match. Stamattina c'è stata una mini seduta di rifinitura in cui Martuscello ha anche provato palle inattive, i calci di rigore, insomma tutte quelle piccole cosette che ovviamente un allenatore fa, avrà tutto il tempo per farlo, vedremo se con una squadra un po' più completa, con qualche giocatore che deve andare via o deve tornare. Proviamo a ipotizzare l'11 in base anche alle casacchine date. Intanto non ci sono terzini destri a disposizione perché Sambia e Gentile sono fuori causa e quindi giocherà il giovane Guccione. Sulla sinistra dovrebbe esserci il nuovo arrivato Onjo, al centro la coppia composta da Bron e Lovato. Bron, giocatore, ne abbiamo già parlato, che era in odore di separazione dal club, non c'è stato l'accordo, alla fine credo che sia il giocatore più esperto al quale Martuscello, senza importarsene delle dinamiche contrattuali, sta affidando anche qualche ruolo di responsabilità di comando della linea difensiva. A centrocampo potrebbero giocare dall'inizio Maggiore e Legoschi, con Svajt, Castanossa e Valencia alle spalle di Dia. Queste almeno sono state le prove di oggi. Le alternative, soprattutto dei tre dietro la punta, sono ovviamente Bonazzoli centralmente, Tonghia che può partire da sinistra, e dall'altra parte dovrebbe esserci Jimenez alle spalle di Simi. Insomma, queste sono le alternative: in mezzo al campo Madu Koulibaly e Iervolino, in difesa Pirola e Motok, poi sulle fasce il giovane Ferrari, e c'è questo ragazzo di Vico che è molto interessante, fa il centrocampista, fa il playmaker, adesso per questioni, per esigenze numeriche viene adattato anche a terzino destro, però in questi ultimi allenamenti sta veramente impressionando perché ha dei colpi molto positivi. Massimo, insomma, sì, è chiaro che sono calciatori che hanno comunque, come dice qualche amico da casa, la valigia pronta, però può essere indicativo anche il tipo di risposta che in questi primi giorni stanno dando e daranno anche con le prime prestazioni, insomma, per l'occasione di questi amichevoli, perché comunque va ricordato che sono calciatori regolarmente pagati dalla, sì, Salernitana, non è che sono lì ben pagati, senza stipendio, fra l'altro, non è una punizione. No, ben pagati, è ovvio che da professionisti devono, diciamo, dovrebbero mettere il massimo impegno, cosa purtroppo che invece l'anno scorso non è accaduta, in verità. Ecco perché c'è malcontento, c'è, da parte della tifoseria, non è ben vista la squadra dello scorso anno. Martuscello, il mister, giustamente, diciamo, quando ha visto solo tre tifosi, è rimasto sorpreso. Deve sapere, e lo faremo capire al mister Martuscello, che se saprà operare bene lui, il direttore sportivo, e riuscirà a far sì che la Salernitana, diciamo così, giochi bene, e sia gli acquisti che verranno al posto di questi che stanno, diciamo, con la valigia pronta, vedrà che, insomma, la tifoseria della Salernitana risponde, insomma, è come se risponde, è sempre risposto in ogni categoria, appunto non ci ha mai preoccupato la categoria. Ci preoccupa invece il tipo di approccio di quest'anno, voglio dire, ben chiaro, ben preciso, purtroppo, come abbiamo appreso dalla conferenza stampa del presidente Iervolino, e questo ovviamente mette anche in difficoltà un bravo direttore sportivo quale Petrarca, insomma.
Venerdì, diciamo, il nostro primo obiettivo è guardare negli occhi Petrachi e il mister. Ci piacerebbe, diciamo, un incontro con loro, che sono in questo momento, diciamo, i nostri due punti di riferimento, diciamo, non avendone altri calciatori, come dire, vedere il muso lungo di Bonazzoli o quello di Dià, onestamente, diciamo così, lo vorremmo evitare. Vorremmo andare al nuovo, al futuro, ai nuovi che sono già arrivati, ripeto, al mister e a Petrachi, sperando che abbattano questi steccati, perché in passato quando si andava in ritiro, mi ricordo una volta a Nocera Umbra, andai a mangiare con Brini, diciamo una domenica, insomma, con Tricarico e cose, cioè, per carità, non voglio arrivare a questi livelli, però sembra quasi, diciamo così, che è più facile adesso contattare Trump con tutti, diciamo, la sicurezza raddoppiata per quello che è successo, che qualche allenatore o calciatore della Sanità. Allora, è una cosa che rivolgo e che rivolgeremo all'amministratore delegato, insomma, che perlomeno quest'anno, insomma, si abbassino i livelli, diciamo, di protezione della squadra. Alfonso, insomma, prima di andare in pubblicità, c'è questa battuta da casa di Alessandro Cioffi che dice: come direbbe Capuano, Martuscello sta friggendo il pesce con l'acqua minerale. Quindi questa è, insomma, la situazione, al netto del fatto che ci sono calciatori di caratura al momento in ritiro. È chiaro che forse si riferisce più all'impostazione futura della squadra, perché chiaramente è vero che si stanno allenando Dià, Bonazzoli, Castanos, però è anche vero che il mercato potrebbe portarli da altre parti. Rimanessero, è chiaro che ci sarebbe una squadra già pronta, però non so se questo poi accadrà. Certo, io non voglio arrivare a pensare che un giocatore come Dià, lo stesso poi, magari la possano poi restare, però dico che è praticamente impossibile anche per un bravo direttore sportivo qual è Petrachi cedere 20 giocatori, 25 giocatori nel giro di un mese o poco più. Quindi qualcuno deve rimanere, e quindi chi rimarrà dovrà farlo coltello tra i denti. Ricordavi tu, sono giocatori pagati che hanno un contratto, il presidente ne prenderà, continuerà a pagarli come ha sempre fatto, ma chi resta deve farlo con la necessità di non avere Musilunghi. Prima Massimo fa la verità, di Musilunghi non ne ho visti tanti. Lo stesso Dià qualche giorno fa si è presentato a firmare autografi, ha posato per fotoricordo con alcuni bambini, tifosi. E credo che le condizioni per chiudere le brutte, un bruttissimo relativo allo sport campionato dal punto di vista sportivo, ci siano tutte, se tu componenti lo vorranno. Poi è chiaro che se alla prima amichevole si fischia Tizio, si fischia Caio, e insomma poi non se ne esce più, diventa un tunnel senza uscita. Chi andrà via e dovrà farlo magari lo farà, chi resterà vorrà dire che lo fa perché non c'è mercato, perché non ci sono squadre che lo vogliono, e quindi i contratti sono stati siglati da due parti, si va avanti e si cerca di tirare il meglio, di tirar fuori il meglio da quello che si ha. Cioè, io la vedo così, senza andare troppo a fare dietrologie o comunque a tener vivo quello che è successo l'anno scorso. Certo, deve essere fatto per non ripetere gli stessi errori, perché è ovvio. Però inizia una nuova stagione e credo che tutti i tifosi, questo lo sanno, debbano resettare e guardare al 24-25. Tra l'altro credo che nel giro di 24 ore, forse domani o già stasera, la Lega di Serie B pubblicherà date ed orari delle prime giornate del prossimo campionato, quindi soprattutto per i tifosi che amano seguire la squadra in trasferta, un appuntamento per magari mettere una puntina per fissare un viaggio. Allora, ci sono tante domande dei tifosi da casa, ovviamente ti chiedono tante cose. Una prima della pubblicità, te la rivolge Ivonna Renella, a cui facciamo gli auguri perché oggi è il compleanno, quindi insomma auguri. Fa gli auguri, come anche Giorgio Di Vicino, un ex Granata, e ti chiede se i calciatori, insomma, rispetto all'anno scorso, insomma, come li vedi anche dopo gli allenamenti? Insomma, c'è questa capacità, questa voglia di fare gruppo? Com'è, insomma, l'umore della squadra? Ah, mi sembra positivo. È chiaro che rispetto all'anno scorso c'è una blindatura maggiore, perché al netto dei giocatori che passano per lo store per firmare, appunto, autografi e far foto, gli altri escono da un'altra zona che è stata isolata per andare direttamente sui pulmini e tornare poi in albergo. Quindi grande possibilità di avvicinarli non c'è.
Però per quello che si vede dagli spalti, qualche battutina, qualche sorriso, sembra esserci. Ieri il tecnico, nella seduta pomeridiana, ha comunque voluto parlare a tutto il gruppo in palestra. Poi sarà il tempo, sarà il campo, sarà il pallone che rotola a dirci se questa intesa effettivamente c'è. Ma credo che chiunque, abbia capito che se non si muoverà qualcosa in questo mercato, poi dovrà restare qui con il dovere anche morale di riscattarsi e riscattare quel che di negativo è stato. Per ora le sensazioni sono positive, anche perché, ripeto, c'è un condottiero che è Giovanni Martuscello, che non guarda in faccia a nessuno, e questo è importante, perché se poi la mano guida bene, tutti poi si adeguano. Allora, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, 2 minuti, Alfonso ci aspetta, anche se sappiamo che oggi è un super lavoro per lui, però insomma, 2 minuti davvero e poi seconda parte con tutti i ritiri. Allora, seconda parte di tutti i ritiri, ripartiamo da studio con l'avvocato Massimo Falci, vicepresidente del centro di coordinamento Salernitana Club. Ci sta, a proposito di avvocati, sta guardando, vedo in diretta Facebook, anche l'avvocato Luciano Provenza, presidente del Conservatorio, quindi insomma. Grande, Luciano, grande Stato tifoso. ospite qui da noi in Amici Granata qualche volta. Mente Lo sopraffina. invitiamo anche per una puntata di tutto il ritiro della E settimana poi prossima. ho visto dei video del palleggio in spiaggia. Un buon calciatore, Buon bravo, bravo. piede, Buon piede. Mo quindi la prossima volta faremo una faremo. sfida a palleggio. Insomma, tu prima dicevi, vogliamo parlare, gradiremmo parlare con il mister e col direttore sportivo, ma in questi giorni avete avuto qualche interlocuzione anche informale con la società? Penso all'AD Milan in particolare, oppure da tempo non avete No, notizie? onestamente ci siamo astenuti in questo momento. Da, abbiamo lasciato un po' di tregua, tra virgolette, volutamente non abbiamo voluto, diciamo, avere interlocuzione proprio per come Alleggerire consentire un un po' po', la pressione, diciamo così. ci siamo dati un po', diciamo, una tregua, eppure è giusto. Però volevo chiarire una cosa, insomma, per non essere equivocato, alla luce di quello che ha detto Alfonso, diciamo così, da Rivisondoli. Ovviamente noi come tifosi, il nostro rapporto quando andiamo in ritiro, come è sempre stato per tutti gli Certo. anni, lo sarà anche quest'anno, è propositivo ed incitamento ed in bocca al lupo al mister, ai calciatori nuovi e anche quelli vecchi che dimostreranno la buona volontà di calarsi nella categoria della Serie B. La cosa che mi preoccupa, ecco, questo era, diciamo, l'argomento che avevo portato prima e che intendo chiarire meglio, è che lo stesso Petrachi ha detto che lui vorrà fare un giro e li vorrà guardare negli occhi per capire quali tra questi, che non sarà possibile ovviamente, diciamo così, confermarli, cederli tutti, quali tra questi, insomma, gli darà migliori garanzie di, appunto, che si calino, ecco, come dire, adeguatamente nel campionato di Serie B come professionisti e che poi, come dire, ritocchino pure quelli che sono gli emolumenti, perché ovviamente non proporzionati a quello che è il campionato di Serie B. Però il nostro spirito dal ritiro non è mai di contestazione a priori. Ci mancherebbe altro, anzi, Però è volete di un incitamento con annusare qualche l'aria, come a diciamo così. usare l'area e soprattutto Anche veramente giusto. un bocca al lupo al mister. Sono curioso, dice, veramente di conoscerlo perché insomma, i due Petrachi, mi sbilancio, i due Petrachi e Martucci a me piacciono in particolar modo. Chissà, questo è stato imbroccato e speriamo che si imbrocchi anche il resto. Alfonso, questa è un po' l'opinione diffusa, no? Penso che anche tu, che sei lì testimone oculare diretto a Rivisondoli, potrai confortarci, l'hai detto spesso anche tu, insomma, tanto Martuscello sul campo quanto Petrachi, insomma, finché è stato lì, penso che oggi poi tornerà in ritiro, hanno dato una dimostrazione di essere molto calati, molto centrati in questa missione che li attende. Quindi, come diceva Massimo, sono un po' figure di garanzia per la tifoseria, per la squadra, insomma, al di là del fatto che poi il mercato andrà in un certo modo a seconda anche di quello che poi sarà il contributo della società, il sostegno della società. Assolutamente sì, di Martuscello abbiamo già parlato diffusamente. Petrachi
dovrebbe tornare oggi, credo sia già tornato forse per l'ora di pranzo, comunque oggi sarà sugli spalti dello stadio di Rivisondoli per l'amichevole. Fino a ieri è rimasto a casa, trascorso il weekend lungo con la famiglia, naturalmente sempre attaccato al telefono. Fin quando è stato qui a Rivisondoli abbiamo raccontato, sempre occhio attento sugli allenamenti, anche qualche colloquio individuale soprattutto per i casi più particolari, e tra l'altro la luce del sole in mezzo al campo davanti a noi tutti, con Dia e con Sepe, magari con due prospettive diverse per il senegalese, credo, per cercare di ammorbidirlo anche sulle sue pretese, quindi facilitare il suo passaggio ad un altro club, mentre per Sepe possono esserci gli estremi per una sua permanenza alla Salernitana. Petrachi è stato sugli spalti, a contatto anche con i tifosi, non ha negato foto, non ha negato chiacchierate, non ha negato anche apertura. Da questo punto di vista mi sento di essere assolutamente d'accordo con quanto hai detto. Voglio pure precisare che prima, quando mi riferivo al discorso magari del tifoso che può fischiare, contestare, naturalmente il mio riferimento non era certo al centro di coordinamento, che ha sempre avuto un atteggiamento propositivo in tutti i ritiri e non solo, ma a qualche cane sciolto, anche vedendo un po' i commenti che ci sono sui social. Ecco perché l'invito era quello un po' a resettare e a cercare di chiudere quel libro e aprirne uno nuovo. Francamente oggi non mi aspetto grandissimo pubblico anche in giro per il paese, abbiamo visto poche persone, forse più venerdì, anche perché il richiamo tecnico della sfida contro il Volos, squadra di Serie A greca, può essere maggiore un po' per tutti. Si sente insomma aria di un'affluenza maggiore. Anche venerdì l'ingresso al campo sarà gratuito. A corollario di quanto stavamo dicendo anche prima con Massimo circa l'approccio dei calciatori che ci sono adesso in ritiro alla prossima stagione, Armando Baccari da casa scrive: questi calciatori non possono permettersi un secondo campionato fallimentare, rischierebbero la propria carriera. Invece Antonio Pappalardo, che salutiamo, insomma, sempre presente anche su Salernitana News e nei nostri studi in tante occasioni, ci chiede a proposito della rosa attuale, se insomma sono tutti giocatori di proprietà, quindi cosa potrebbe accadere se questi calciatori poi non dovessero trovare un'altra sistemazione. Ovviamente no, credo che, visto che le non uscite bloccano le entrate, no Alfonso, questi calciatori devono giocare. È chiaro, non è che vengono parcheggiati e la Salernitana gioca con altri calciatori ancora. Insomma, questo mi sembra l'orientamento che è della proprietà. Quindi è chiaro, se non esce Dia, se non esce Bonazzoli, il centravanti di nome della Serie B non arriva. Lo diceva Petrachi, figuriamoci una coppia d'attacco, Dia Bonazzoli in Serie B è il massimo. Lo disse proprio Petrachi in conferenza. Che spirito giocano. E poi fare i conti con l'impatto economico. Certo, l'imbaggia peraltro, che quello poi è dirimente in verità. Alfonso, accennavi prima al programma, insomma venerdì c'è il Volos, questa squadra greca, poi c'è questa data del 23 che resta lì in sospeso. E balla. Balla. Sì, è in sospeso perché nella testa dell'allenatore dovrebbe esserci comunque un'ulteriore sgambatura, e non contro una formazione dilettantistica, perché naturalmente si va anche increscendo con la forza e il coefficiente, ecco, di difficoltà di un impegno. Dopo i dilettanti ci sarà subito una Serie A greca. La Salernitana cercava quantomeno una squadra di Lega Pro come sparring partner e ha avuto almeno fino a questa mattina qualche difficoltà a trovarne, perché alcune partono in ritardo e i loro allenatori non vogliono subito misurarsi contro una squadra di categoria superiore, altre sono già impegnate, altre ancora sono troppo lontane e quindi la logistica non consente di ospitarle qui a Rivisondoli. E fatto sta che la data del 23 è ancora un punto interrogativo, quindi non si sa ancora se ci sarà una partita amichevole come Martuscello avrebbe voluto, oppure se ci sarà regolarmente un allenamento, magari una partita in famiglia per simulare ugualmente il minutaggio da partita. Tra le altre cose bisogna anche capire la seconda fase del ritiro. Anche qui la Salernitana non ha ancora
ufficializzato se ci sarà e dove sarà, proprio perché stava monitorando con grande attenzione tutte le strutture rimaste. È chiaro che quelle che non sono state opzionate da alcuna squadra, motivo ci sarà, evidentemente, non so, hanno un manto erboso rassicurante, e quindi se non si troverà una struttura idonea, la squadra poi tornerà in sede, lavorerà direttamente al Merirosi. Potrebbe essere fissata, ma anche qui molto dipenderà dalla permanenza in sede oppure da una nuova settimana di ritiro altrove, potrebbe essere fissata una partita amichevole, immagino il 30-31 di luglio, e poi il 5 agosto ci sarà il trofeo Iervolino. Al momento non ci sono ancora avversarie fissate, ma credo che per quella data sia già al lavoro la Salernitana, l'agenzia alla quale si è rivolta proprio per trovare questa squadra che dovrebbe essere straniera. E poi, come si suol dire, una girata e una voltata, il 12 c'è la Coppa Italia, comincia a fare. Insomma, ci siamo già proiettati, no? Scadenzando, certo, tutti questi impegni. Alfonso ci ha fatto fare un viaggio che da Rivisondoli ci porterà poi alla Reghi, perché il trofeo Iervolino, la partita di Coppa e l'esordio in campionato e poi a sono Bolzano tutta alla Reghi. E poi subito e a poi Bolzano. Si va a Bolzano, infatti, poi c'è la Samp, di Bolzano. Quindi oggi, tra oggi e domani, ci diceva in precedenza Alfonso, si conosceranno le date. Poi è chiaro che c'è questa questione anche paradossale di un calendario che magari prevederà anticipi e posticipi prima ancora che ci sia l'assegnazione dei diritti TV, perché al momento la B non è coperta dai diritti TV, perché è scaduto l'accordo con DAZN e con Sky triennale, quindi adesso si va a trattare un eventuale rinnovo, su quali basi non si sa ancora, insomma vedremo. Allora Massimo, sì, andiamo velocemente anche verso il mercato, qualche pillola, Alfonso, insomma, aspettando Petrachi, certamente il mercato è di strettissima attualità. Tu prima snocciolavi questa ipotetica formazione, però insomma, si parla di lasagna, delle uscite, c'è questa trattativa col Verona per Cassa, non so, che potrebbe essere calda a proposito di lasagna, magari senza la lasagna, perché insomma è un ingaggio pesante anche quello. L'ho buttata così, per carità. Lasagna, piatto pesante. Piatto con questo pesante, caldo. Non esattamente estivo, non esattamente estivo, scherzi a parte. La Salernitana, pur apprezzando in linea di massima il giocatore, ha qualche dubbio legato sia all'ingaggio, che comunque è considerevole per la categoria, sia al fatto che questo calciatore è andato 5 anni fa per l'ultima volta in doppia cifra. Poi sono 4 stagioni che segna 2 gol a stagione, quindi si sta riflettendo su un calciatore classe 92 che lo scorso anno ha giocato in prestito ai turchi del Karagümrük, che il Verona ha proposto come parziale contropartita per l'ingaggio di Castanossa. Naturalmente un po' tutti cercano di tirare sul prezzo, la Salernitana ha chiesto almeno 2 milioni e torniamo sempre lì: se non ci saranno delle cessioni, delle uscite, poi sarà difficile immaginare di prendere un calciatore, diciamo, di comprovata esperienza per la categoria. Per l'attacco Petrachi preferirebbe De Luca, su cui però, della Sampdoria, su cui però ci sono tante altre squadre, tutti l'Empoli che potrebbe essere anche più vicino. De Luca è un giocatore che guadagna tanto, che è cresciuto nel Torino quando Petrachi era direttore sportivo. Naturalmente non è l'unico attaccante sulla faccia della terra, però torniamo sempre lì: se non ci sono le uscite, non possono esserci le entrate. Chiudo dicendo che prima si parlava dei giocatori che sono comunque pagati e che devono giocare. Ce n'è uno che è pagato anche piuttosto bene, ma che non è qui, ed è Mitael. Ecco, anche questa uscita è importante, perché se ricordate, in conferenza stampa Petrachi ha parlato di tetto ingaggi, tetto agli ingaggi che lui si è dato come orizzonte. Ebbene, la sua partenza contribuirebbe ad abbassarlo, quindi anche questa uscita aiuterebbe ad accogliere qualche giocatore funzionale e buono per la categoria. Quindi vedremo se riuscirà a concludere la cessione in prestito in Brasile. Allora, poi Enzo Paolillo ci chiede a entrambi se avete un spoiler o un feedback, come si dice adesso, sulla campagna abbonamenti. Insomma, ci sono novità? Insomma, il centro ha chiesto, ha sondato? No, in verità, appunto, come dicevamo, ci siamo astenuti in questo periodo, siamo in attesa. Non so se Alfonso ha potuto approfondire, anche se da distante, sulla questione abbonamenti. Qui è difficile, qui è difficile, ma credo che slitterà il tutto. Ce la davano come per pronta, quindi sia
claim, prezzi, agevolazioni e quant'altro, però oggi c'è l'amichevole, nei prossimi giorni ci sarà insomma il weekend, pare che nel fine settimana si è atteso qui l'amministratore delegato Milan della Salernitana, perché proprio per l'amichevole di venerdì insieme a Petrachi, quindi proveremo a chiedere magari a lui, ma insomma se non è domani sarà almeno all'inizio della prossima settimana, poi non si può andare oltre oggettivamente, c'è da presentare anche la nuova maglia, anche qui questione di giorni, e credo che tutto sarà insomma presentato anche prima del rientro della Salernitana da Rivisone. Allora, chiudiamo questo messaggio che alleggerisce un po' questo clima afoso, diciamo così, e non di grande entusiasmo per il momento intorno alla Salernitana. Yvonne dice: Nicola, mia madre vuole sapere perché il numero 3 sulla maglia. Non mi ero accorto con questo numero 13, cioè sono il vice Braderich per oggi. E poi legandosi al mercato, il centrocampista, insomma, tu te l'aspetti un giocatore di qualità lì in mezzo, ma un giocatore, guarda, che faccia ordine, appunto, ritornando a accanto alle cose, a quello che stavamo dicendo, a Mamadou Koulibaly eventualmente, o io maggiore, vedrei bene pure diciamo una conferma di Legoschi, perché insomma in Serie B si può provare questo calciatore, e addirittura insomma io sarei pure per la conferma di Maggiore, per dire. Poi è ovvio che insomma la sapienza di Petrachi potrà prendere qualche calciatore insomma di categoria, esperto della Serie B, ci mancherebbe altro, insomma ci affidiamo a lui. Certo, a centrocampo ci manca da tanto tempo un metronomo, ripeto, potrebbe essere il Maggiore, se non sarà Maggiore perché sarà ceduto, certamente insomma si deve pescare ovviamente un giocatore di categoria. Sugli abbonamenti credo che sapremo qualcosa, vorremmo insomma interlocutare allora con Milan su questo. E perdonami una cosa sola, mi è venuto in mente adesso, speriamo oggi nella prima vittoria della Serie A nel 2024. Perché siamo ancora a digiuno di vittoria nel 2024. È vero, ci dobbiamo curare. Sì, perché l'ultima è il 30 dicembre a Verona, 30 dicembre, poi dopo purtroppo nel 2024, questa parola associata alla Serie A non ha trovato vittoria, non ce ne sono. Alfonso, allora, per cause di forza maggiore, torniamo a bomba. Ci salutiamo perché insomma siamo in orario, quindi se hai una curiosità finale, una pillola, oppure insomma ti lascio al tuo lavoro, che oggi è un pomeriggio intenso per te. Ah, di curiosità speriamo di averne tante dopo l'amichevole di oggi, perché soprattutto i due nuovi, Joe e Tonga, sono giocatori inevitabilmente da monitorare, qualche giovane interessante, Sfaita che ha fatto un buon allenamento stamattina, Jimenez, e poi ripeto, l'approccio di Dia, di Bonazzoli, dello stesso Sepe, giocatori che hanno avuto un rapporto un po' conflittuale, Lovato, che sono rientrati dai prestiti, ecco, se mentalizzati hanno comunque, tra virgolette, il vantaggio, escluso Dia, di non avere, di non portare sulle spalle le scorie della retrocessione, pur portandone magari altre, e questo potrebbe essere sicuramente un bene. Al termine dell'amichevole ci sarà anche una conferenza stampa, non sappiamo chi parlerà, se parlerà Martuscello o un calciatore, quindi avremo per la prima volta anche la possibilità di ascoltare, di far domande tanto ai protagonisti e di ascoltare la loro voce su questa prima settimana di ritiro per un bilancio. Allora, grazie ad Alfonso Avagliano, ti seguiremo ovviamente anche nel corso del pomeriggio su Salernitana News per l'amichevole, poi per la conferenza stampa, se sarà possibile anche seguirla in diretta. Grazie e buon lavoro da Rivisondoli ad Alfonso Avagliano. Ci vedremo venerdì. Grazie all'avvocato Falci. Grazie a voi. Grazie e allora, venerdì vedrete con Alfonso direttamente lì a Rivisondoli. Intanto grazie per essere stato qui oggi pomeriggio, saluti anche al presidente Riccardo Santoro. Certo. E tutto il ritiro torna nei classici appuntamenti. Ci vediamo alla prossima. Grazie ancora, a risentirci. In collaborazione con
Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.